intorno a una bella prestazione. Soddisfatto? Sì, soddisfatto e sicuramente contento della prestazione della squadra. A mio avviso sono 3 punti persi più che uno guadagnato. Sicuramente abbiamo fatto la partita noi e meritavamo la vittoria. Cosa è mancato per ottenerli questi 3 punti? Sicuramente la cinicità lì davanti alla porta. Abbiamo avuto tante occasioni create, dobbiamo fare di più sotto porta, quello è sicuro. E il Chievo? Il Chievo è una squadra che lotta sicuramente per l'alta classifica. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque in questo campionato e sappiamo il nostro valore. E a questo punto le tue condizioni fisiche? No, io sto migliorando, sicuramente è stato un periodo un po' non positivo, ecco, perché ho avuto una recidiva muscolare comunque si è noiosa da smaltire e sto lavorando, mi sento bene. Finale di partita è difficile perché eri praticamente da solo in mezzo a tutto il gruppo dei giocatori del Chievo che non avevano assolutamente voglia di uscire. Un buon cross, insomma, è l'obiettivo, probabilmente è quello di giocare in coppia con Rivière. No, l'obiettivo è di vincere più partite possibile in qualsiasi modo. Io sono a disposizione del mister e voglio dare il mio contributo, quello è chiaro. Perfetto, grazie anche. In questo periodo in cui non sei stato fuori si sono spese tante parole nei tuoi confronti, sia il direttore sia il mister dicevano aspettiamo Litteri, aspettiamo il miglior Litteri perché da lui ci aspettiamo tanto. Questo ti carica di eccessive responsabilità, insomma, che cosa potrà dare Litteri per il resto del campionato del Cosenza? No, perché comunque sia è sempre quello che dovunque io ho giocato, la responsabilità è sempre quella. Comunque sia ho avuto tanta fiducia da parte sicuramente del mister e del direttore e la dovrò ripagare, quello è sicuro. Forza in questo periodo di assenza e poi com'è stato ritrovare il manto del San Vito? È stato bello, una sensazione positiva perché comunque sia un calciatore manca non giocare, stare fuori dal campo è una cosa negativa, comunque sia non dà positività, ecco. È stata una bella sensazione e spero di continuare così e migliorare. Grazie.